ragazzi, ciao Danica, bentornati qua su Farming Simulator 15. Allora, è passato un bel po' di tempo dall'ultimo gameplay, ragazzi, quindi vediamo un po' dove eravamo rimasti. Stavo seminando, il mais. Stavamo seminando mais, come potete ben vedere abbiamo la nostra seminatrice vuota, anche se non è necessario, no, non è qua, qua è fertilizzante. Vedete che Nick neanche si ricorda dov'è che si fa il pieno. Ok, il pieno si fa da qua. Quindi anche se non è obbligatorio fare il pieno di fertilizzante, però comunque è bello rendere un po' la questione realistica, se vogliamo. Quindi riempiamo, dai, facciamo un attimo il pieno. Poi io pensavo oggi di fare un po' di pula, che è veramente da un mucchio di tempo che non ne facciamo. Ok, dai, va bene anche il 98%, dai, penso, almeno. Ok, a zigzag in mezzo a tutti i nostri macchinari buttati un po' qua e un po' là. Attenzione, attenzione, Nick evita per un pelo di sbattere. Magnifico, evitato, problema che non ci fu, dato che non ci sbattei. Ok, lasciate perdere come parla Nick, fai il finto poeta. Ok. Ok, allora si doveva riprendere da qua. Da qua si riprende, da qua. Allora, abbassiamo, accendiamo, cominciamo a passare. Oh, non è che devo fare l'ubriaco però, ma molto non ci manca. Vedi che ci vuole? Una passeggiata. Accendiamo i lampeggianti. Colpo di mano o colpo di reni, e insomma giriamo. E perché mi devo fare la vita complicata con parole complicate? Basta dire giro, il problema è risolto, no? A posto. Questo, olè. Questo diciamo che non ci serve al momento. Mi preoccupo solo che ovviamente se metto l'operaio questo va a sbattere probabilmente. A sto punto mi viene in mente che dovrei provare, cioè qui sbatte negli alberi, ma se io all'operaio gli dico un esempio di lavorare di qua, penso che ce la fa. Mo proviamo, vediamo l'operaio come si comporta, in modo tale che io mi posso dedicare ovviamente ad altro, vero? Allora, ci mettiamo qua, mettiamo all'operaio. Forza, lavora, travaglia, dai. Così. Bravo. Luci accese, motore azione, sì. Luci, motore, azione. Perché stiamo registrando un film, no, un gameplay. Ok, vediamo se l'operaio girerà dalla parte corretta, che sarebbe la sua sinistra, e continuerà a seminare. Poi io potrò pensare anche ad altro. Vediamo che fa. Bravo. Ah, così, bravo, bravo, bravo. Mi fa piacere, mi raccomando, lavora così che andiamo d'accordo, eh? Però magari la prossima volta non la pigliare così larga. No, allora non ci siamo, vedi, vedi? Mo dici perché non vuoi lavorare? Brutto vile. È un grosso problema. Cioè, adesso mi tocca fare tutto manualmente? È bello grande il campo, eh? È parecchio grande. Ci metto una vita. A quanto pare non ho molta scelta, forse. Mi tocca lavorare da solo. Allora facciamo una cosa tipo extra veloce, non extra strong. Ma che cacchio sta a dire? Qualcuno dirà, vabbè. Allora, forse un po' troppo larga. Un po' troppo d'ambriego. Ok? O ubriaco, insomma. Ok. A posto. Ovviamente tagliando gli alberi si risolve un po' tutto il problema. Avanti, mo faccio il giro, guarda, giro panoramico. Mi piace il panorama, mi fa piacere. Allora, aie, forza. Così, lavoro manuale. Un lavoro manuale con le macchine. Proprio sporco qui dentro, tutto zozzato.
ce la farò, non è un problema. Dovrei. È un po' lunga la situazione qua però. Ma l'operaio, dai, perché non vuol lavorare? Io non è che voglio fare tutto quello che fa l'operaio. Io preferisco la gestione, no, dell'azienda. Ora metto l'operaio a gestire l'azienda, va. Ok, speriamo bene. Oltretutto sto facendo poco. Dai. Abbiamo messo solo il 3% finora. Ma io sai che vi dico, raga, mo faccio una cosa così, vediamo se è una cosa intelligente oppure no. Vediamo. Voglio fare una prova strana. Direte, Nick, che fai? Non semini tutto? Sì, voglio fare però un altro sistema che però non lo sto a far bene già in partenza. Vediamo un po' che ne esce comunque. Ecco, dovrei fare così. Oh, ok, penso che qualcuno un po' avrà capito cosa voglio fare. Ma almeno non perdo troppo tempo quando giro. E mo vediamo. Vediamo. Così. Perfetto, andiamo dritti così. Speriamo che la cosa abbia un senso. Adesso vi faccio vedere cosa Nick sperimenta. Allora, adesso vado di qua e risalgo. Teoricamente, quando poi giro, è facile beccare quello che ho lasciato, no? Perfetto, dai. Posso anche guidare dall'interno, dato che mi basta seguire la striscia. Siamo. Lo giro. Passo sopra la striscia. Hai visto che ci vuole? E così risolvo il problema. L'ultima striscia e abbiamo completato. Eccoci, giriamo. Ok. Perfetto. Benissimo, questo terreno penso che l'abbiamo coltivato tutto. Mi assicuro di non lasciar nulla, scusate, seminato volevo dire. Ci siamo. Perfetto, finalmente. Allora, qui mi pare che già abbiamo seminato. Vediamo adesso. Dunque, se questo non l'abbiamo mai comprato. Il 23. Nel 23 ci vanno le barbabietole. Mi pare, o no? Mi pare di sì. Tipi di frutta. Patate. Barbabietole, sì, ci dobbiamo mettere le barbabietole. Allora, vediamo un po' le barba. Ah, eccole qua. Chiudiamo qui dietro. Facciamo il giro, non dico largo, ma quasi. A meno che non devo passarci prima il coltivatore, perché non mi ricordo se già ce l'avevo passato. Vediamo intanto qui la situazione. Ok, pare che c'è l'acqua e c'è anche... ok. Dunque, sì, possiamo passare già il coltivatore. Però prima di fare ciò facciamo una cosa, togliamo il raccolto e lo andiamo a scaricare, anche perché dà fastidio. Lo togliamo di qua, lo andiamo a depositare. Piano.
Ho preso? Oh, aspetta, ho sbagliato. Ok. Facciamo così. Ok. Allora, andiamo a scaricare le barbabietole. Ne abbiamo veramente raccolte ben 32 tonnellate. Le possiamo andare a scaricare, dopodiché possiamo iniziare la nuova semina delle barbabietole. Allora, le barbabietole teoricamente vanno qua, sono chiare. Allora, vediamo un po' se riesco. Ok, perfetto. Oh yes! Magnifico! Siamo l'altro. Olè. Perfetto, raga. Ok, possiamo tornare a depositare questi carrelli dove chiaramente ci saranno utili. Vediamo, li possiamo mettere qua che non danno fastidio. A bordo strada. Andiamo a prendere di nuovo la seminatrice. E qui mettiamo l'operaio. Ci penserà lui questa volta. Non devo pensarci io. Ok, giro. Ai 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 ai, scusa. Ok, mo'. Dunque, così. Ok. Allora, signor operaio, stavolta te la vedi tu. Ok. A posto. Allora, noi invece andiamo. Oh, qui c'è un bel mezzo. No, l'ho passato. L'ho passato, aspettate. Allora, questo per intanto lo metto un po' più da qualche altra parte che potrebbe disturbare. Ok. No, lo mettiamo. Lo mettiamo qua. Ok. Ok, allora. Ecco qua. Allora, per la pula. Difatti vedete che c'è ancora dell'erba fresca. Vado adesso a prendere insomma l'erba, macinarla, qui insomma la trasformiamo in pula. Vediamo un po'. Ecco qua. Possiamo già cominciare così. Ok, perfetto ragazzi, cominciamo a far pula semplicemente con l'erba. Vedete che il macchinario la raccoglie, la macina e la va a depositare in questo cassone, dai, cassone, sì. Come dice il nome, è un big, è molto big questo macchinario, il Big X 1100. Abbiamo qui il terreno 41 che abbiamo comprato tanti gameplay fa. Abbiamo seminato l'erba e qui c'è sempre solo erba. Faremo il pieno di erba, giustamente. E ci servirà per la pula, anche perché se non sbaglio l'abbiamo quasi tutta finita e poi non so cosa dar da mangiare alle mucche. Facciamo un bel giro di 180 gradi. Oh, piano però, mi sento ubriaco così. Benissimo, e possiamo quindi. Vedete che già abbiamo raccolto il 30%. Una volta che abbiamo il 100% andiamo a scaricare e già così riusciamo ad avere un bel po' di pula. Abbiamo specchietti retrovisori che non so a che mi servono, giusto per guardare per terra.
50%, ok, ottimo. Anche perché non so quanto cibo hanno le mucche adesso, le pecore anche, forse hanno già prodotto abbastanza lana e dovrei, può essere, anche andare a raccoglierla. Ok, tagliamo l'erba, il vicino sarà contento. Così. Tutta, attenzione alle macchine, attenzione ai paletti. Oh, non l'ho preso per un millimetro o centimetro. Così. Albero. Posso anche fare il giro attorno a questo carrello. Devo solo stare attento, non vorrei che ci va a sputare la pula lì dentro. Ok. Benissimo, abbiamo già quasi fatto il pieno. Abbiamo già quasi fatto il pieno, manca poco. Il terreno è parecchio grande, ci vuole un bel po' di tempo per raccogliere tutto. Ottantacinque per cento. Siamo quasi 90%. Abbiamo già raccolto 30.000 litri. Ok, 95%, siamo quasi arrivati al limite massimo. Aspetta, ne manca ancora un po'. Ok. Perfetto. Possiamo andare a scaricare. Alzati, piano. Allora si va qua, scarichiamo. Così. Oh, non si è alzato mica di granché. Ok, piano. Benissimo, possiamo fare ancora un altro passaggio, diciamo. Ok, di qua. Oh yeah, ok. Mi raccomando, non lasciare niente. Cogli tutto. Bene ragazzi, dai, siamo quasi al 100%. Vediamo se è arrivato in fondo. No. Ok, mi tocca fare ancora questa curva. Ci siamo quasi però, 100%. Ci siamo. Ok. Andiamo a scaricare anche quest'altro carico. Eccomi, apriti sesamo, grazie. Piano, eh. Ok, ci siamo. Ci siamo. Piano. Piano, ecco fatto. Possiamo tornare per un'altra raccolta. Oh, che sta diventando tutto nebbioso. Ok, ci siamo, si riparte. Un'altra
raccolta di erba e poi abbiamo abbastanza pula per un po' di tempo, dai. In questo modo riusciamo a stare tranquilli per un po', dovremmo avere abbastanza pula. Oh, ragazzi, ho quasi, si vuol dire, beh, ho quasi tagliato tutta l'erba di questo campo, anche se probabilmente ce n'è ancora molta nei lati, probabilmente. Però diciamo che quantomeno ho quasi raccolto tutto quello che c'è. Ho ripulito insomma il centro del campo. C'è ancora un po' di ciuffetti qua, poi andiamo un po' nei lati e prendiamo ovviamente quella che serve per completare il carico. Infatti qui si può dire che siamo a posto. Vediamo un po' se riesco a, ecco. Vedete che lì sotto ancora di erba ce n'è, quindi raccogliamo questa qui, almeno facciamo il pieno. E possiamo anche dire che praticamente con il terreno carico si ci fa uno più o meno 60.000 litri, sì, vabbè anche di più, ma penso tra i 60.000 e i 100.000 litri si riesce a fare qua di pula. Vabbè, ovviamente andando là sotto di erba ce n'è tanta, ma non fa teoricamente parte del terreno 41. Infatti il terreno 41 più o meno arriva qua, ma neanche. Ok. Vado a raccogliere quest'altro po' di erba per completare quest'altro carico. Perfetto, gli ultimi 2000 litri. Ok, ci siamo quasi. Ok. A posto. Possiamo anche richiudere questo che non serve più. Ok. Andiamo a scaricare. Questa volta dobbiamo sapere a che punto è la compattezza. Ok. Scarichiamo. Ok. Allora facciamo di nuovo il giro, torniamo indietro. Dobbiamo completare di compattare. Ok, 90%, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Copri silo. A posto. Ok, lasciamo quindi fermentare la pula così che diventa insilato. E almeno qui abbiamo per ora concluso. Il macchinario lo lasciamo qua parcheggiato. Vediamo un po' invece a che punto. Beh, sicuramente dovrebbe già aver finito. Allora, qui che cavolo. Ah, questa è colza, non è erba, vero? Allora, vediamo un po' dov'è che siamo. Ah, ok, ecco qua. Allora, qui ha finito di con le barbabietole. Vorrei un attimo però magari passare l'ultimo pezzetto dove lui non ha fatto, insomma. Ok. Ok, vabbè, è una cosa un po' lunga, quindi diciamo faccio un taglio così e ci accontentiamo. Allora, vediamo un po', adesso dobbiamo ragazzi andare a posare questa seminatrice che al momento non ci serve più. Vediamo un po', l'andiamo a posare qui da qualche parte ovviamente. Allora, la posiamo magari qua, la parcheggiamo. Oh, che? Ah! Mi ero dimenticato di chiudere la parte posteriore. Perfetto. La parcheggiamo qua.
per ora mi va bene anche qua. Ok, dunque, una lavata ci sta, vero? Molto sporco. Una bella lavata, fine lavoro. Oh sì, dai. È proprio sporchissimo, eh? Ah, dai, che a poco viene via. A poco viene via. Ci siamo, quasi completamente pulito. Voilà, come nuovo. Ok, anche questo è molto sporco, non viene lavato da 20 anni. Chissà se si può pulire. Ok, penso di sì. Oh, guarda come nuovo. Ok, tutto come nuovo. Allora, raga, dobbiamo passare un'altra cosa. Anzi, no, c'è già il trattore attrezzato. Dov'era? Eccolo qua. Allora, qui non ricordo se già l'ho passato. Ah, sì, mi pare di sì, dai. Ok, allora vediamo un po' dov'è che dobbiamo passare adesso. Qua forse non fu mai fatto. Difatti. Ok. C'è da fertilizzare il terreno, ovviamente, in modo da massimizzare la produzione di mais. È tutta una questione un po' lunga. Ovviamente teoricamente potrei anche mettere l'operaio, ma vediamo che ne esce. Allora, facciamo una prova con l'operaio, vediamo se funziona. Operaio, vediamo un po', perché mi pare che giustamente dovrebbe funzionare anche con la fertilizzazione. Ora che ci penso, difatti c'è anche un altro tipo di fertilizzante, se vi ricordate quello. Lì, insomma, cose di animali, là, insomma, no? Diciamo la pupù degli animali. Vediamo un po' intanto cosa combina qua. Ne spreca tanto? No. Vediamo un po' che cosa mi combina. Giusto per capire, ragazzi, se funziona o meno. Ok, diciamo che chiaramente lascia un gran bel pezzo non fatto, ma vabbè. Allora, riguardo all'altro sistema per fertilizzare, non mi ricordo dov'è. Vediamo se lo troviamo. No, no, non c'è, non c'è. È da qualche parte, ma non ricordo dove. Ok, allora vediamo un po' dove l'avrò lasciato. Adesso lo cerchiamo. Dovrebbe essere strumenti. Ecco, aspetta. No, questo è per l'acqua. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Aspetta. Che cacchio è sto coso? È lui. Ok, deve essere lui. Ok, dovrebbe essere lui. Accendo, ok, caribotte per con liquame. Dovremmo. Ah, quasi quasi io lo vado a mettere. Giustamente è vuoto e quindi. Però se mettiamo l'operaio, ovviamente lui comunque lavorerà. Allora, vediamo un po', c'è da aprire qualche cosa, no? Chiaramente dice non puoi accenderlo perché è vuoto, però se io metto l'operaio mi pare che funziona. Vediamo, ed infatti chiaramente lo pago.
questo fertilizzante liquido, però almeno posso usare anche quest'altro sistema per fertilizzare, così che ho due sistemi per fertilizzare due terreni alla volta. E anche qui, insomma, con l'operaio ci arrangiamo un po'. Vabbè ragazzi, allora io mi fermo al momento che il tempo vola. E spero quindi che il gameplay, come sempre, vi è piaciuto. Ragazzi, commentate, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Spero in un pollicione in su. Raga, ci becchiamo presto in altri gameplay. Statevi bene, raga. Ciao, alla prossima.